Buongiorno Matto, allora bel pareggio a Terni, anche se in realtà almeno la prima ora avevate avuto forse più occasioni ed eravate stati più meglio messi in campo, diciamo, della Ternana. E sappiamo che non era facile la partita di Ternana, è importante che abbiamo dopo un periodo positivo non abbiamo prendere il gol, non abbiamo vinto ma anche non abbiamo perdere fuori casa, e questo è il più importante. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, abbiamo le nostre occasioni, ma anche Ternana c'era occasioni, ma secondo me 0-0 e 1 punto fuori di casa non è male, e dobbiamo ora contro Bologna tutti insieme fare una buona gara, e io credo e lo so che siamo tutti insieme possiamo fare grandi cose. Ecco, il tuo periodo, diciamo, da quando hai cominciato a giocare titolare, eri stato solamente fino a quel momento a guardare gli altri, no? Quindi poi sì, in un colpo ti sei giocato le tue carte in maniera positiva, direi. Cioè, nel senso, hai cominciato, nonostante sei entrato in squadra un po' dopo gli altri, sei riuscito comunque a integrarti molto bene con la squadra. Sì, il calcio è così, in un nozze può cambiare tutto. Se può cambiare tutto in una notte, io ho fatto il suo lavoro, non il mio lavoro, va bene, ancora ho imparato bene l'italiano, voglio dimostrare il mio lavoro ogni giorno sempre di più crescere e fare bene. Non voglio ora perdere questo momento, certo che ringrazio a mister perché mi ha dato l'opportunità per giocare, e spero che faccio bene con tutta la squadra. Cosa ti manca per la parte? Cosa mi manca? Sì. Non mi manca solo sicuro famiglia e i miei amici, ma qua in Italia sono stato trovato bene, e Italia è qua come una seconda casa. E con i ragazzi croati avete fatto un gruppo tra voi, cinque, così oppure? Normalmente che sono sei croati, ma una tutti siamo insieme, una grande gruppa, perché se non così grande gruppa questi risultati sicuro non vanno contro l'anno. Sono loro che hanno scelto l'italiano oppure c'è qualche momento dopo? Com'è? Un po' l'italiano che si è imparato parlando con loro oppure ora, qualche mese dopo? È arrivato preso, c'è anche ora Giulina, e dato che io con loro impareremo loro, però un po' italiano perché ancora non stanno bene, ma va bene. In campo lui per capire, sì. No, in campo è italiano, certo. Senti, questo è un buon momento tuo, no? Angelozzi, quando ti ha presentato, ha detto questo è bravo, bravo. Stai giocando titolare e è arrivata anche la convocazione dell'Under 21 Croatas. Sì, questo, come ho detto, il calcio in tutte notte è tutto cambiare. Prima andare alla nazionale sono stato anche qualche volta in tribuna, non so, e quando sono andato nazionale, tornato, va bene, c'è anche un po' di fortuna, ma ora ho giocato, ho fatto bene, ma voglio stare con gambe a terra
4-5 partite che ho fatto, devo fare di più ogni giorno, crescere e migliorarmi, e tutti insieme dobbiamo fare così, solo con i nostri grandi tifosi che sono il nostro 12° giocatore, e io spero che facciamo grandi cose. Il tuo ruolo questo? Sì, preferisco sempre meglio quando sei più in attacco, ma con 3-5, ma anche 4 non mi interessa, come solo se mi servisce questo, gioco questo. Tu vieni da una città bellissima che è Pola. Parenzo, ancora più bello. Che forse a Pola. Insomma, lì è un territorio ricco di storia, no? In cui comunque una storia non sempre facile, diciamo, cioè tuttora comunque la minoranza italiana, e tra la minoranza italiana, diciamo, e la maggioranza croata, non sempre c'è una convivenza facilissima, diciamo. Adesso che insomma c'è la comunità europea, tu comunque fai parte di una generazione nuova che non ha visto la Jugoslavia, diciamo. Come si vive tra voi giovani croati dell'Istria, diciamo, questo discorso? Di calcio, come? Ma no, anche proprio sì. Solo sì, a livello europeo. Va bene, come se in Istria è come, perché è vicino all'Italia, in Istria c'è tanti gente, persone italiane, e anche più di metà Istria parla italiano, dialetto. Si vive bene, no? Non è perché era Jugoslavia, era come, non ho capito bene, penso in questo modo che guerra è questo. No? Se voi vi sentite comunque una generazione nuova, insomma, che non sì, ha vissuto, certo che, sì. Più aperta all'Europa, insomma, se sentite anche un fermento diverso, ecco. Scusa, fermento non è la parola giusta. Delle prospettive, un futuro diverso, ecco, per il vostro paese, ecco. Uscendo dal calcio, ovviamente. Non ho capito bene se ti senti un cittadino dell'Europa, ti senti aperto e ti senti comunque un cittadino che sì, esatto, è più europeo, non solamente jugoslavo, no, o croato. C'è tanti paesi che sono famosi, che certo che non si senti come sei a parte. Certo. Okay. Posto? Grazie. Dove sono la prossima partita? Io voglio sapere. Dove sono la prossima partita? In Bologna c'è, cioè, la Ternana era una squadra con altri obiettivi, diciamo. Sì. Bologna invece punta alla Serie A. E voi invece com'è? Questa prossima sfida com'è? Guarda, sapete che in Serie B è calcio come se giochi primo contro ultimo, non importa che sei in classifica, perché secondo me in Serie B è una più difficile campionato europeo. Seconda Serie B. Io spero, come ho detto, se siamo tutti insieme, perché siamo un gran gruppo e abbiamo fatto grandi risultati, e credo che possiamo fare grandi cose e possiamo prendere 3 punti. Se facciamo cosa mister dice, spero che c'è sabato alle 3 tutto piccolo, pieno, i nostri tifosi. E dare più se segnerai un gol durante il campionato, a chi lo dedicherai? Come? Se segnerai, se farai un gol, a chi lo dedicherai? Ah, sai già? Se, non ci hai pensato? Non pensavo a questo, perché non sei uno che segna tanto? No, non pensavo di segnare. Ti vedrai la maglietta allora? Riesci a non so cosa fare questo momento, ma se faccio questo, no, non penso che solo
perché se penso in questo modo non avremo, ma vediamo come. Solo che noi diciamo e prendiamo 3 punti, questo è importante. Grazie. Grazie.